Io ho delle stelline già fatte, le trovate all'Eurobrico, sono delle stelline di plastica, le mettiamo qua che servono dopo, e per incollare le stelline il fimo liquid. Soliti strumenti, taglierino, uno stuzzicadente, se avete la carta vetrata potete fare anche un bellissimo effetto biscotto. Partiamo dal fimo marrone, ovviamente prima dovete fare una cosa del genere perché altrimenti se la fate dopo vi si sporcano le mani di marrone, non riuscite più a fare il bianco trasparente. Qui vedete, ho già preparato delle palline della stessa misura per riuscire a fare i biscotti più o meno uguali. Per fare quelli rotondi è semplicissimo, i classici biscotti, perché da una pallina ricaviamo un dischetto. Il dischetto lo schiacciamo sulla nostra teglia, che in questo caso è una piastrella, con la carta vetrata, e abbiamo il biscotto base. Poi per incollare sul biscotto base le stelle dobbiamo metterci un po' di fimo liquid. Questo quasi è finito purtroppo. Così, e prendiamo le stelle aiutandoci con un po' di fimo liquido sullo stuzzicadente. Io ne metto una centrale e 5 attorno, ma potete fare come preferite. Vedete che già una suppa di stelle prende forma, le schiacciamo bene dentro così, essendo di plastica, non saltano via facilmente. Poi, da questo che è il bianco, ripeto, mescolato al 50 con 50% con il trasparente, prendo dei pezzettini, non so se riuscite a vederli, beh, ovviamente bianco su bianco non li vedete, lo faccio qua. Dei pezzettini quasi quadratini di zucchero che poi vado a schiacciare fra una stella e l'altra. Va bene che siano regolari perché ovviamente anche la granella di zucchero non è mai regolare sia come sparsa in giro per il biscotto sia come forma. Schiacciati. Poi cambierà leggermente in fase di cottura, non sarà più lucido come vedete per il fimo liquid e i granellini saranno un po' più trasparenti per far risaltare di più le stelle. Per il resto, per fare gli altri, bisognerà prendere sempre la stessa quantità di fimo e fare le diverse forme di Natale. Abbiamo la stella, il cuore, la campanella, ops, il libro. L'albero volevo dire, per cui ricominciando, allora per fare la campanella dobbiamo fuoco, per fare la campanella cerco di dargli prima una forma come un rombo. E poi vado a formare la pezzo sopra di campana e arrotondare quello sotto. Con lo stuzzicadente gli do proprio la forma un po' più rotonda del pungolo, del pendolo, della campana. Adesso è proprio mollissimo questo fimo, per cui più lo tocco più si disfa. Però più o meno abbiamo la campana. Dopo ci metteremo le stelline anche su questo. Poi cosa serve? Il cuore. Per fare un cuore andiamo a fare una specie di serpentino. Accidenti a questo fimo che si distrugge.
un serpentino, più o meno è qui. Piegato a metà, ho ottenuto un cuoricino. Ovviamente queste cose, se le fate con più pazienza e calma, magari non guardando dentro la telecamera ma avendolo sotto mano, riuscite a farle meglio. Ecco il cuoricino. Per la stellina, se avete una formina è molto meglio, perché vi aiuta molto. Prendete un pezzo di fimo, più o meno spesso così, ricaviamo la stellina, la possiamo anche un po' rovinare nello schiacciarla fuori, non troppo però, quello che ci interessa è avere già le 5 punte, tanto dobbiamo sistemarle, perché altrimenti se la facciamo troppo fine e delicata le punte si staccano come ciondolo. E ripeto, gli stessi biscotti non sono perfetti. Ecco la stella, mancherebbe l'alberello. L'alberello, facciamo un triangolo. Così. E ricaviamo noi i rametti. Una puntina, due puntine, idem dall'altra. Di nuovo lavoriamo bene in modo che non siano effettivamente a punta, per dargli un po' più di consistenza e un giusto spessore. Ovviamente tutti i biscotti poi dovranno essere più o meno della stessa grandezza per essere abbastanza reali. Questo alberello è un po' troppo grande, lo vado un attimo a schiacciare. Il prossimo passo è andare a creare l'effetto biscotto. Potete farlo anche dietro, semplicemente invece che schiacciarli sulla teglia li schiacciate in questo momento contro un altro foglio di carta vetrata.